I Los Angeles Lakers sono a caccia del tripeat e nei primi due turni di questi playoff regolano Portland e San Antonio per 3-0 e 4-1. Shaq, nonostante una forma non certo smagliante, è ancora il giocatore più dominante del panorama mondiale, ma i minuti in cui può essere il vero Shaq sono di molto ridotti rispetto al biennio precedente. Parliamoci chiaro, ha una panza indegna. La squadra è spesso guidata da Kobe Bryant, che nonostante i soli 23 anni sembra in grado di prendersi tutte le responsabilità nei momenti cruciali delle partite. Contro gli Spurs di Duncan e Robinson è stato immarcabile. I Sacramento Kings pongono fine alla carriera di John Stockton nel primo turno con un perentorio 3-1 ed in semifinale eliminano i Mavs di Nash e Nowitzki per 4-1. Arrivano alla serie della vita freschi del miglior record della Lega, del miglior gioco della NBA e di un roster lungo ed estremamente affidabile guidato da Chris Webber e Mike Bibby, con l'esperienza di Vlade Divac e Doug Christie e con il miglior tiratore della Lega a nome Peja Stojakovic. Dalla panchina escono giocatori pronti a dare l'anima per quella squadra come Bobby Jackson, Scott Pollard e un giovanissimo Ido Turkoglu. La grande metropoli, Los Angeles, contro la provincia, seppur capitale della California, Sacramento. Hollywood contro quei campagnoli bifolchi. L'establishment contro la forza emergente della Lega. Era la serie ideale per la NBA, per i Kings, per David Stern, per le televisioni, per tutti. Ci si poteva costruire sopra una narrativa infinita anche, se non soprattutto, grazie alle innumerevoli dichiarazioni e sfottò dei protagonisti, soprattutto sponda giallo-viola. Shaq li ha ribattezzati Sacramento Queens, rimarcando nel poco carattere nei momenti chiave delle passate stagioni. Phil Jackson, negli anni precedenti, aveva definito gli abitanti di Sacramento come dei bovari bifolchi, ovvero dei campagnoli ignoranti e i tifosi di tutta risposta hanno cominciato a presentarsi alla Arco Arena muniti di campanacci. I decibel all'interno dell'arena di Sacramento erano costantemente ben oltre il consentito, all'interno di un clima che definire infuocato sarebbe estremamente riduttivo. Per il terzo anno consecutivo sarà Lakers-Kings nei playoff, ma questa volta i favoriti sembrano quelli di Sacramento. Il contorno era questo, ma il piatto forte fu una serie destinata a rimanere ben fissa nelle menti di chi l'ha vissuta da vicino. . 18 maggio 2002, tutto esaurito alla Arco Arena di Sacramento. I Sacramento Kings, dopo aver lottato 82 partite per avere il fattore campo, impiegano circa 3 ore per perderlo. È una gara che i Lakers sono più pronti a giocare, più abituati. I Kings sbattono violentemente contro le Western Conference Finals e contro le attese elevatissime che loro stessi hanno contribuito a crearsi. Vero, l'assenza di Peja si fa sentire, ma ciò che si nota è la tranquillità di tutti i Lakers e l'ansia, la paura a tratti, nei volti dei Kings. 106-99 per i giallo-viola, con 30 di Kobe, 26 di Shaq e 18 di un maestoso Robert Torrey che nel corso di questa serie si rivelerà essere il giocatore chiave in molte partite. Dall'altra parte, le statistiche non sono malvagie, a parte quelle di Mike Bibby, che chiude con 7 su 21 dal campo, ma quello che fa specie sono le sole 6 triple tentate in tutta la partita. La mancanza di Stojakovic e lo 0 su 8 di Turkoglu, troppo brutto per essere vero, portano i Kings a snaturare il loro straordinario gioco e ad entrare spesso tra le grinfie di Shaq, che chiuderà con 4 stoppate. Fu un campanello d'allarme per noi. Una di quelle giornate in cui le cose non girano e che ci ha fatto dire «Ok, svegliamoci, nessuno ci regalerà la finale solo perché abbiamo il miglior record della Lega, dobbiamo conquistarcela». Parole di Scott Pollard. Nella notte post-gara 1, la serie si tinge di giallo. Nel più classico dei déjà vu di giordaniana memoria, Kobe pensa bene di ordinarsi un bacon cheeseburger tramite room service nella sua stanza di albergo a Sacramento. Manco a dirlo, dopo averlo mangiato viene pervaso da sudori freddi e crampi allo stomaco. Gary Vitti lo trova in preda a vomito e diarrea nella sua stanza. Kobe
Nel suo tentativo di eguagliare MJ si trova a dover fronteggiare una flu game 2.0. Kobe giocherà, ma gara 2 sarà molto diversa dalla prima. Un po' perché i Kings, sempre privi di Peja, sfruttano un Kobe sottotono ed un po' perché quel vecchio volpone di Vlade Divac con i più classici trucchetti serbi carica di falli sia Shaq che Kobe, contribuendo ai 35 liberi di squadra che i Kings otterranno in questa partita. Se non fosse per il 3 su 11 dalla lunetta di Chris Webber, gara 2 sarebbe finita molto prima di ciò che il risultato finale possa dire. 96-90 Sacramento Kings, serie in parità, e si viaggia verso lo Staples Center, dove i Lakers contano di chiudere la serie. Le polemiche montano. Phil Jackson si lamenta del gioco sporco e delle simulazioni di Vlade Divac. I Kings tacciono e pensano a gara 3. Stojakovic è ancora fuori e le rotazioni dei Kings si limitano a Bobby Jackson e a qualche minuto di Scott Pollard. Los Angeles è certa di portare a casa la partita, ma purtroppo per loro sarà una vera e propria disfatta. I Kings sembrano essersi liberati di ogni pressione e giocano divinamente, andando anche sul più 30 con estrema facilità. Kobe non ha ancora recuperato dal bacon cheeseburger e fin da subito ha problemi di falli. Shaq sembra fare enorme fatica fisica e il suo cambio, Samaki Walker, non è propriamente all'altezza del palcoscenico. Il risultato finale sarà bugiardo. I Kings vincono 103-90, ma la partita sarebbe potuta finire anche a più 30 o più 40 per quello che si era visto in campo. I Kings recuperano il fattore campo e per la prima volta in questa serie danno una reale prova di forza, che fa pensare che sì, quest'anno è l'anno buono. Ricordo, alla fine di gara 3, quando eravamo in spogliatoio, di aver pensato: cazzo, sono davvero forti, siamo sicuri di poterli battere. E sono certo che anche altri miei compagni la pensassero così. Parole di Mark Madsen. Gara 4 è la gara, chiave dell'intera serie. La squadra di Phil Jackson non può sbagliare ed invece l'inizio sembra un film già visto. 40-20 Kings alla fine del primo quarto. Serve un vero e proprio miracolo e visto che siamo ad Hollywood, il miracolo non tarda ad arrivare. Al termine del primo tempo, il suddetto Samaki Walker, che sostanzialmente serviva a far rifiatare Shaq in alcuni momenti della partita, infila una tripla sulla sirena. Considerando il 2 su 10 complessivo da 3 in carriera del buon Samaki, direi che questo canestro possa essere considerato come molto più che un segnale, anche perché l'assenza di instant replay non farà notare agli arbitri che il tiro è stato preso ben oltre la sirena. I tranquilleschi dei del basket sembrano schierati ed il copione sembra già scritto. I Lakers, dal meno 14, tornano pian piano in partita grazie soprattutto ad una difesa perfetta che limita il miglior attacco NBA a soli 32 punti totali nell'intero secondo tempo. Si arriva quindi all'ultimo possesso, con i Kings sopra di 2 e rimessa Lakers a 11 secondi dal termine. Phil Jackson disegna un isolamento per Kobe contro Christie, difensore splendido peraltro. Bryant riceve, salta Doug a fatica e sul suo percorso arriva Divac che sporca il tiro. Sul rimbalzo arriva Shaq, ma ancora Vlade allontana il pallone il più possibile. Poteva finire ovunque quella maledetta palla ed invece finisce nelle mani del giocatore più affidabile del pianeta in quelle situazioni. Big Shot Rob, Robert Horry, agguanta la sfera, mette a posto i piedi e rilascia dal perimetro sulla sirena. Il resto, come si è soliti sempre dire, è storia. 100-99 Lakers e 2-2. Prima arriva Bryant, deve impedirgli il layup, poi compare Shaq e riesce a ostacolargli il tiro. A quel punto vedi la palla vagante e vuoi solo spingerla il più lontano possibile per far scadere il tempo. Questo disse Vlade Divac. Lo Staples Center letteralmente esplode di gioia. È una gioia liberatoria. Ad un passo dal 3-1 Kings, la serie è nuovamente in parità ed ora si torna a Sacramento. Per Webber e compagni è un duro colpo, ma questa stagione è diversa. Deve esserlo. La domanda è ovviamente ed inequivocabilmente una, ed una soltanto. Come reagiranno i Kings dopo il rocambolesco finale di gara 4? Semplicemente da campioni, sarà la risposta.
Gara 5, all'Arco Arena, è l'ennesima partita punto a punto di una serie che tutti gli appassionati NBA vogliono culmini in una gara 7. Il rientro di Peja Stojakovic dà sicuramente nuova linfa e nuove prospettive all'attacco Kings, ma gara 5 verrà ricordata per la sua durezza, per le difese, con falli che molto spesso andranno ben oltre il consentito. Doug Christie commette 6 falli in 28 minuti, ma sono i Lakers a temere il peggio. Shaq si gioca il suo personalissimo gettone, ma la staffetta Divac, Pollard e per alcuni tratti Webber è snervante. Il trio di lunghi Kings apre la valigetta dei trucchi ed un Shaq da 14 su 18 dal campo è costretto ad uscire per falli a 3-22 dalla fine con la partita in parità. Lakers sopra di 3 a meno di un minuto dalla fine ed è qui che Mike Bibby diventa ufficialmente il go-to guy dei Sacramento Kings, prima infilando i 2 liberi del meno 1 e poi col canestro della vittoria. A 11 secondi dal termine una controversa rimessa viene assegnata ai Kings nonostante le proteste Lakers. La palla viene data a Webber che attende l'arrivo di Bibby. Il passaggio consegnato è come al solito precisissimo per tempi e spazi. Bibby aggira il compagno, si arresta e segna il più 1 a 8 secondi dalla fine. Los Angeles ha un'ultima possibilità. La palla non può che andare a Kobe, che marcato da Bobby Jackson e forse con molto più di un fallo ai suoi danni, spara sul secondo ferro. I Kings vincono 92 a 91 ed in gara 6 hanno il match point per approdare alle prime finals della loro storia. Gara 6 è la gara delle polemiche, è la gara di Tim Donaghy, è la gara che in tanti hanno definito come pilotata dagli arbitri ed ancor più dalla NBA e da David Stern per arrivare ad una gara 7 che avrebbe arricchito in molti. È la gara del grande complotto. Shaquille O'Neal non ha alternative e fin dalle prime battute si capisce chiaramente che questa gara la voglia e la debba dominare. Divac e Pollard non hanno nessuna arma per contrastare lo strapotere fisico del 34. Sia Vlade che Scott usciranno per falli molto presto. Il secondo ne farà addirittura 6 in 11 minuti. A marcare Shaq uno stoico Webber, anche lui con 5 falli, ed il 12esimo uomo di rotazione Lawrence Vonderburg, finora un fantasma nei playoff. Ma i Kings sono lì, combattono, giocano alla grande. Per larghi tratti dominano tecnicamente la partita, ma l'aggressività giallo-viola e di 40 tiri liberi Lakers, di cui 27 nel quarto periodo, sono troppo anche per loro. LA non segna dal campo, praticamente mai, ma con 18 tiri liberi negli ultimi 6 minuti di partita si tiene a galla. Se poi Shaq ne infila 13 su 17 e Kobe 11 su 11, è veramente difficile rimanere in partita, ma i Kings ci rimangono, nonostante tutto. Bibby ha in mano la tripla del pareggio a 4 secondi dalla fine sul 105 a 102 Lakers. La sbaglia. Sul rimbalzo Horry viene mandato in lunetta e chiude la partita, 106 a 102. Una partita controversa, strana, lenta, durissima. Molti fischi strani nei momenti chiave. Il sesto fallo di Divac, un mancato flagrant a Shaq per un fallo terminale da wrestling su Vonderburg, uno sfondamento inesistente di Webber su Horry e poi la clamorosa gomitata di Kobe in faccia a Bibby, non sanzionata. Nel corso degli anni le teorie del complotto e le dichiarazioni di Tim Donaghy, ex arbitro, hanno talvolta versato benzina su un fuoco che divampava e talvolta gettato acqua sul fuoco stesso. Una vera verità su ciò che successe durante quella partita non venne mai a galla, ma ciò che possiamo far noi è semplicemente goderci una gara 7 sperata sin dal primo atto di questa splendida serie. L'ambiente è elettrizzante. Tutte le TV del mondo sono sincronizzate su quello che di fatto sarà l'ultimo atto a quei livelli della Arco Arena di Sacramento, e più nello specifico dei Sacramento Kings come franchigia NBA. Una gara 7 con continui sorpassi e decine di parità, un'intensità a tratti realmente fuori da ogni più rosea aspettativa. Una qualità di gioco e di interpreti celestiale. Divac da un lato è stoico in difesa, dall'altro è un maestro del post basso. La partita si trascina senza grossi problemi di falli e con tutti i migliori interpreti in campo a dare il 100% fino all'ultimo minuto. Kobe Bryant e Mike Bibby sono letteralmente on fire, si scambiano canestri tra l'ovazione generale di tutti i presenti.
ma la giocata chiave, purtroppo in negativo per i Kings e per la carriera di Peja Stojakovic, avviene a 11 secondi dal termine. Lakers sul più 1, attacco splendido dei Kings che smarcano Peja, il miglior tiratore NBA dell'epoca, da solo, con metri di spazio dall'angolo. La situazione è ideale. Il più classico dei «se ti avessero detto a inizio stagione che ti saresti giocato il titolo con un tiro smarcato di Stojakovic dall'angolo in gara 7 a pochi secondi dalla fine, avresti firmato». Subito. Parte uno degli airball più impensabili della storia NBA, condito da frasi indecorose del commentatore Kings. «Qualche volta mi rimprovero ancora. Ognuno di noi ha ripensato a quella serie, a cosa poteva fare meglio. Io penso ancora a quel tiro sbagliato, a cosa sarebbe successo se fosse entrato. Non riesco a togliermelo dalla testa», dirà anni dopo Peja Stojakovic. La bravura e la prontezza di Bibby e Christie mandano comunque Shaq in lunetta, che con un 1 su 2 non la chiude. Bibby si prende il fallo e porta la gara in overtime. Non è ancora finita. L'overtime è una partita nella partita. Divac esce per falli, rotolandosi a terra in lacrime e lasciando la gara, e l'ultima sua vera possibilità di titolo a Sacramento, trascinato fuori dai compagni e dagli applausi di una città letteralmente ai suoi piedi. Weber difende ottimamente su Shaq, ma dall'altra parte i Kings, dopo i primi due canestri, non riescono più a segnare. Doug Christie spara il secondo airball di serata. Kobe e Fisher non sbagliano i liberi della staffa, ed i Lakers portano a casa partita, serie e titolo. Potremmo continuare a lamentarci di gara 6 all'infinito, ne avremo ben donde, ma in tutta onestà abbiamo avuto un'ottima occasione in gara 7, in casa nostra, e l'abbiamo buttata via. Non siamo stati all'altezza. Parole di Scott Pollard. I Lakers, come previsto e prevedibile, asfalteranno i malcapitati Nets per 4-0, raggiungendo il three-peat. La rivalità tra le due squadre sfocerà in una scazzottata tra Fox e Christie durante la stagione successiva, ma a livello di playoff non ci saranno altri incontri / scontri tra le due squadre. I Kings usciranno con i Mavs in gara 7 nel 2003 e con i Timberwolves, sempre in gara 7, nel 2004. Verranno battezzati come la miglior squadra di sempre a non essere riuscita a vincere un titolo. I Lakers perderanno con gli Spurs nel 2003 e alle Finals coi Pistons nel 2004, Finals che metteranno fine al dualismo Shaq-Kobe e dall'era Phil Jackson. Una rivalità nata nel 2000, con il suo culmine in questa serie strepitosa nel 2002 e di fatto terminata con l'ultima scazzottata nel 2003.